Ben ritrovati all'appuntamento con Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano, i titoli. Iniziato il lavoro degli inquirenti sul computer di Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio di Giulia Tramontano, a setaccio le ricerche per capire se l'uccisione fosse premeditata. Un bambino di appena un anno è stato trovato in una cellula del carcere di San Vittore dall'ispezione dei consiglieri comunali. Era con la madre detenuta, subito chiesto lo spostamento. Non si parlerà di una via dedicata a Berlusconi per almeno 10 anni. Il sindaco Sala non vuole deroga del regolamento del Comune di Milano. Intanto possibile un'intitolazione a Palazzo Lombardia. Il sistema sanitario pubblico sta per saltare, la denuncia dall'Unione dei Sindacati dei Medici, colpa di anni di mancata programmazione. Il PD lancia un sito per le denunce della mala sanità. Incontro ad Abbiategrasso dei proprietari dei terreni espropriati per la costruzione della superstrada Vigevano Malpensa. Chiedono garanzie nelle procedure per i pagamenti. Con questa mattina è partito il lavoro sul materiale informatico che è stato sequestrato ad Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano, avvenuto a Senago. Si cercherà di capire se l'omicidio fosse stato premeditato. Sono iniziate in mattinata nella sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Milano le operazioni tecniche per effettuare copie forensi e dare il via all'analisi dei dispositivi, tra cui 3 PC e un tablet sequestrati nella casa di Senago, nel Milanese, dove il 27 maggio è stata uccisa, colpita con almeno 37 coltellate, Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di 7 mesi. Si tratta di accertamenti ripetibili disposti dalla Procura di Milano nell'inchiesta che ha portato in carcere l'ex fidanzato Alessandro Impagnatiello attraverso un conferimento di incarico peritale per tutte le analisi che serviranno a rintracciare le ricerche online effettuate dal trentenne ed eventuali dialoghi utili per le indagini che devono verificare se l'uomo premeditò, come ipotizzano l'aggiunto Letizia Mannella e il PM Alessia Menegazzo, il delitto. Il giovane confessò e la notte tra il 31 maggio e il 1 giugno fece ritrovare il corpo. Sono in corso da giorni poi accertamenti scientifici che devono dare risposte sulle impronte isolate nell'appartamento e su plastica e celofan usati per coprire il cadavere e verifiche sui coltelli sequestrati per chiarire quale sia quello usato dal trentenne che ne ha indicato uno con una lama da 6 cm. In più gli esami autoptici devono stabilire se a Giulia siano state fatte assumere sostanze come il veleno per topi trovato nello zaino del fidanzato, che potrebbe aver causato danni al feto. Infine, visionando le telecamere tra Senago e Milano, gli investigatori puntano a ricostruire tutti i movimenti di Impagnatiello prima e dopo l'omicidio. Un bambino di appena un anno in una cella del carcere di San Vittore è stato visto dagli esponenti della commissione carceri del comune di Milano, che erano lì per una ispezione. È stato chiesto trasferimento immediato, naturalmente la detenuta era la madre. A Milano si è tornati a parlare del problema delle carceri e delle detenute con figli piccoli. L'occasione è stata il sopralluogo svolto giovedì 15 giugno dalla sottocommissione carceri del comune di Milano, che ha fatto visita alla sezione femminile del carcere di San Vittore. Protagonista dell'ispezione il consigliere milanese del PD Daniele Naum, che sui social ha lanciato un appello di denuncia dopo aver visto un bambino di un anno in una cella con la mamma. Una situazione intollerabile per uno stato di diritto, ha infatti scritto il consigliere su Facebook, che avrebbe chiesto il trasferimento della mamma all'ICAM, l'istituto a custodia attenuata per detenute madri, un luogo più consono per un bambino così piccolo. Inoltre, durante il sopralluogo, la commissione ha voluto toccare con mano la situazione all'interno della struttura femminile, denunciandone le problematiche. Siamo voluti entrare nelle celle delle detenute, ha continuato Naum. Con i nostri occhi abbiamo visto in pochi metri quadrati 3 persone che devono condividere una cella in condizioni igieniche compromesse. Nella stanza del bagno hanno una turca come water, decisamente scomoda per una donna, e un fornellino per cucinare. Come ci ha detto il direttore siciliano, dovrebbero partire a breve i lavori di ristrutturazione della sezione. Ritorneremo e continueremo a vigilare questa situazione, ha concluso il consigliere, ringraziando poi tutto il personale per il lavoro che svolge in condizioni estremamente difficili.
Un giorno dopo i funerali di Silvio Berlusconi si continua a parlare della sua figura, tema di dibattito è il futuro di Forza Italia, l'altro è la proposta che da più parti sta arrivando di intitolargli una via. Nel giorno in cui il feretro di Silvio Berlusconi è arrivato a Valenza per essere cremato e subito dopo riportato ad Arcore, dove le ceneri saranno riposte nel mausoleo di Villa San Martino, si accendono i dibattiti politici. Il primo a rispondere alle domande dei cronisti che ha incalzato su una possibile intitolazione di una via a Silvio Berlusconi è il sindaco di Milano, Beppe Sala. Il primo cittadino replica a chi spinge per dedicare subito una via della città all'ex premier, magari nel quartiere Isola, dove è nato. A Milano lo abbiamo ricordato ieri nel migliore dei modi, ma al momento non abbiamo altro in mente, ha risposto in un'intervista. Solo a 10 anni dalla morte si può dedicare una strada, altrimenti sull'onda dell'emotività ci possono essere molte richieste. Quindi l'invocazione del rispetto delle regole. Non abbiamo mai derogato, non lo abbiamo fatto nemmeno per il mio amico Umberto Veronesi, che ha salvato migliaia di vite. Più semplice, nel frattempo, intitolare a Berlusconi una sala di Palazzo Lombardia, sede del governo regionale. A tal proposito, il presidente Attilio Fontana ha confermato questa volontà. Dedicheremo a Silvio Berlusconi un importante luogo all'interno del nostro palazzo. Ne devo parlare in giunta, ma ho un'idea molto chiara. Sicuramente verrà ricordato nel modo più opportuno. Ma le polemiche a questo punto si spostano sul fronte meramente politico, sul futuro di Forza Italia. Ma guardi, io credo che l'unica cosa certa del centrodestra è che continuerà ad essere unito e continuerà ad andare avanti in maniera compatta. E credo che sicuramente la perdita di Berlusconi sia una grandissima perdita, ma credo che le due cose potranno convivere, una perdita dolorosa da tanti punti di vista, ma sicuramente il centrodestra continuerà a vincere le elezioni, unito. A parlare è anche il leader di Azione, Carlo Calenda, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se è contendibile l'eredità politica di Silvio Berlusconi. Credo che ci sia un lavoro da fare per chiudere il bipolarismo, perché sono 30 anni di un confronto muscolare tra destra e sinistra che hanno portato a un peggioramento del paese in tutti i settori. E quindi secondo me è ora di voltare pagina e di costruire un'area tra una destra che non è più centrodestra e una sinistra che non è più centrosinistra, che sia un'area di pragmatismo, europeismo, che lavori su come far accadere le cose e non continuamente accusando gli altri, che è un'area che se la Meloni presenta un provvedimento come quello sulla giustizia e condividiamo, dice lo votiamo perché l'abbiamo presentato una proposta di legge identica, ma allo stesso tempo si pone il problema dei lavoratori che sono in una condizione di povertà e lavora sul salario minimo e dà disponibilità a lavorare col Partito Democratico. Io credo che molti italiani si sono fondamentalmente rotti le scatole della politica e per questo non vanno a votare, perché hanno capito che è una specie di teatrino in cui non si cava mai un ragno dal buco. Apriamo un capitolo dedicato alla sanità perché oggi diversi sindacati dei medici hanno lanciato l'allarme confermando quello che qualsiasi cittadino che abbia subito un disservizio sta provando sulla propria pelle, cioè che il sistema sanitario pubblico sta davvero saltando per aria. Salvare il servizio sanitario pubblico, restituire ai cittadini il loro diritto alla salute e far sì che l'accesso alle cure non sia un bene riservato a pochi, facendo fronte ai diversi problemi che affliggono la sanità in Lombardia, così come nel resto d'Italia. È questo l'appello delle organizzazioni sindacali lombarde e delle associazioni di cittadini e pazienti che chiedono alle forze politiche un chiaro impegno in difesa della sanità pubblica e che si sono riunite a Milano giovedì 15 giugno per proseguire la mobilitazione lanciata ormai da tempo. Quello che a noi interessa è che i cittadini siano consapevoli che il momento è critico, che il Servizio Sanitario Nazionale non ha i soldi per assicurare i servizi che abbiamo sempre visto e dati per scontato. E quindi noi vogliamo non tanto perorare la causa di noi dirigenti medici sanitari, quanto il fatto che il sistema è a rischio di non essere più sostenibile. Noi abbiamo sbagliato la programmazione negli ultimi 10 anni e quindi ci troviamo senza medici specialisti. Poi abbiamo tagliato da anni i soldi e quindi ci troviamo senza la possibilità di assumere ancorché li trovassimo. E in più siamo molto indietro con la riforma, diciamo, del servizio sanitario e quindi ci troviamo con ospedali sguarniti da persone che non riescono a garantire cure in sicurezza
E poi c'è tutto il tema del territorio che per anni è stato abbandonato e su cui non è stato fatto nessun investimento. Rispetto alla spesa sanitaria europea, l'Italia è infatti il fanalino di coda. Decenni di tagli sulla sanità pubblica hanno così prodotto un continuo restringimento del pubblico rispetto al privato, una sempre più preoccupante emergenza ospedaliera con liste di attesa infinite e un'emergenza territoriale con intere aree prive di medici di riferimento. Covid ci ha lasciato, ha messo in evidenza e ci ha lasciato evidenti e uguali tutte le carenze che c'erano prima. Tutti ormai però adesso ce ne siamo dimenticati, facciamo finta di niente e non possiamo andare avanti così. In Regione Lombardia abbiamo una grossa problematica di fabbisogno di risorse umane legato alla mancata revisione della rete ospedaliera. Non possiamo continuare a tenere aperti tutti gli ospedali che abbiamo in Regione Lombardia, i politici devono fare i politici, i tecnici devono fare i tecnici. Noi siamo disponibili a dare il nostro contributo su quello, sull'area dell'emergenza urgenza, sull'area dell'abbattimento di lista d'attesa, ci sono tante possibilità, però dobbiamo essere ascoltati. A 4 mesi dalle elezioni in Regione Lombardia non abbiamo ancora avuto l'incontro con l'assessore alla sanità. Il Partito Democratico ha lanciato un sito internet per segnalare tutti gli episodi di mala sanità in Regione Lombardia dedicato ai cittadini. Con la salute non si scherza, oltre ad essere un monito, è il nome scelto per la nuova piattaforma online che i cittadini potranno utilizzare per denunciare la mala gestione della sanità lombarda. A lanciare il nuovo strumento è il Partito Democratico Lombardo, che da diversi anni porta avanti una campagna di denuncia contro le riforme sanitarie frutto dei governi di centrodestra. A presentare il nuovo sito giovedì 15 giugno a Palazzo Pirelli, il capogruppo in consiglio regionale Pierfrancesco Maiorino e il capo delegazione in terza commissione sanità Carlo Borghetti. Ma noi siamo molto preoccupati per lo stato di salute della sanità lombarda. La sanità lombarda, ha detto l'assessore Bertolaso, è nell'anarchia, ma la giunta Fontana non sta facendo niente. E allora noi raccogliamo storie, denunce, proposte dei cittadini lombardi per fare la campagna regionale più grande mai fatta di proposte, sollecitazioni direttamente dai cittadini, dalle donne, dagli uomini per raccogliere tutto ciò che non va, per presentarlo alla Giunta Fontana e per proporre delle soluzioni, perché crediamo che le cose debbano cambiare radicalmente, altrimenti oggi l'unica soluzione che viene proposta ai cittadini lombardi alla fine è: volete farvi curare, pagate. Sul facsimile di una ricetta medica si leggono così i problemi ai cui i cittadini sono chiamati a rispondere, condividendo denunce, segnalazioni ed esperienze personali. Tempi di attesa lunghissimi, costi esagerati, difficoltà a prenotare, case di comunità fantasma, assenza di assistenza domiciliare e scarsità di posti nelle RSA. Siamo di fronte, io credo, alla vicenda scandalosa delle liste d'attesa. Le liste d'attesa sono tollerate dalla giunta Fontana, si dice ai lombardi: volete farvi curare, pagate, e questo porta semplicemente al fatto che ci siano quelli che possono fare profitti sulla pelle della sofferenza e del bisogno di cura. C'è una carenza enorme di medici di medicina generale. E noi anzi chiediamo alla Giunta Fontana, al Presidente di Regione Lombardia, alla destra, di aiutarci in una lotta nazionale perché il governo Meloni torni indietro rispetto alle scelte sciagurate che ha fatto sin qui, mettendo meno soldi sulla sanità rispetto al governo Draghi. Il PD dà così il via alla più grande campagna mai fatta in Lombardia di denuncia di quello che accade nel sistema sanitario regionale, che culminerà nella presentazione di una legge di iniziativa popolare proprio per puntare a rivedere completamente la sanità regionale. Cambiamo argomento. Ad Abbiategrasso questo pomeriggio si sono incontrate le persone che avranno i loro terreni espropriati per costruire la superstrada Vigevano-Malpensa. Vediamo. Dopo l'avvio delle procedure di esproprio per la realizzazione del prolungamento della superstrada Magenta-Malpensa fino a Ozzero e Vigevano, i cittadini di Cassinetta di Lugagnano, Robecco sul Naviglio e dei comuni e delle frazioni interessate dalla nuova infrastruttura hanno avuto l'occasione di informarsi su quali azioni compiere e su come vigilare sulla correttezza procedurale degli espropri. Questo è avvenuto ad Abbiategrasso, all'oratorio San Pietro, dove è intervenuta l'associazione
espropriato e soddisfatto con il presidente Giancarlo Martinello. La nostra associazione nasce per seguire e spiegare, illustrare quali sono i diritti delle persone che subiscono, che sono coinvolte negli espropri. Quindi noi non entriamo mai nel merito delle scelte fatte dalle pubbliche amministrazioni, né ci interessa fare opposizioni su quelle che sono le procedure, ma il nostro interesse è proprio è specifico per chi è coinvolto, per chi subisce l'esproprio. Su questo siamo in grado di, grazie alle nostre esperienze che sono di migliaia e migliaia di casi trattati, siamo organizzati con professionisti in tutta Italia, consolidati ormai da anni di esperienza, siamo in grado di accompagnare, comunque di illustrare a chi ha necessità, perché è coinvolto, quali sono i loro diritti, ciò che gli spetta e ciò che possono fare. I diritti dell'espropriato in particolare sono stati poi spiegati alla platea dal geometra Silverio Salati, sempre un componente dell'associazione Espropriato e Soddisfatto. I diritti dell'espropriato sono quelli chiaramente di vigilare sulla procedura di esproprio affinché l'ente espropriante la faccia nella maniera più corretta possibile, come avviene sempre in questi casi. Il diritto è chiaramente ricevere l'indennizzo per il valore reale del terreno, comunque del bene oggetto di esproprio, quindi di ricevere l'indennizzo giusto secondo il valore di mercato che è regolamentato dal testo unico degli espropri, che è il DPR 327 del 2001. Prendevano metalli preziosi da alcuni comprooro di Milano e li trasferivano in una fonderia abusiva in Svizzera. Il metallo poi prendeva la strada della Turchia attraverso la Germania. 10 persone, tra cui i titolari di alcuni comprooro milanesi, sono finite in carcere con l'accusa di riciclaggio aggravato. Secondo l'inchiesta della Procura di Milano, sarebbero coinvolti in un traffico internazionale illecito di metalli preziosi del valore di 15 milioni di euro. L'emergenza abitativa, cominciamo ad affrontarla da parte degli studenti, con il sindaco Sala che chiede aiuto al governo per l'edilizia sociale. Torna caldo il tema del caro affitti a Milano, proprio a un mese da quando è partita l'ondata di proteste di studenti e non solo, che hanno iniziato ad accamparsi con le tende davanti agli atenei della città. Non solo studenti, quello del caro affitti è un tema che riguarda sempre più persone. E ritorna a muso duro sul tema il sindaco di Milano, Beppe Sala. Stiamo lavorando per far sì che gli studentati crescano e nascano con più facilità, però non nascondiamoci dietro un dito, questo problema si risolverà nel tempo e si risolverà se ci sarà collaborazione di tutto. Le imprese private sì, il tema è il governo crede che ci sia emergenza abitativa, non dico solo a Milano ma ovunque, per gli studenti o no? Il PNRR per esempio non dà fondi, praticamente non dà fondi per l'edilizia pubblica. Ed è un grande errore, stiamo perdendo fondi. Se per esempio io rifaccio per l'ennesima volta, poi non lo farò più l'appello al governo, se ci fossero fondi disponibili, posto che Milano ha già il 90% degli fondi che sono stati assegnati, sono già impegnati, adesso non è il 90, era l'87 poche settimane fa, se avessimo fondi sull'edilizia pubblica noi li investiremmo rapidamente, ma bisogna crederci. Non solo il Comune, anche la Regione fa da titolare per la discesa in campo nell'affrontare l'emergenza abitativa. La Regione ha fatto già da prima che il problema emergesse, perché ce ne eravamo resi conto. Noi stiamo sostenendo economicamente una serie di interventi in vari campus, a partire dal nuovo campus del Politecnico, al campus della musica che viene realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Milano e il campus di Brera. Queste sono iniziative che vanno nella direzione di recuperare per i giovani la possibilità di avere abitazioni a costo limitato. In più stiamo lavorando per dare una risposta anche a quella fascia di popolazione che fa fatica ad accedere al mercato libero e non può accedere a quello popolare, e quindi stiamo investendo in housing sociale sia con i fondi del PNRR sia stiamo cercando di portare avanti un grosso progetto che adesso è ancora in itinere, per cui di cui non parlo, con una serie di altre istituzioni.
E poi ci sono le case popolari vere e proprie. Il Comune di Milano punta a effettuare 2100 assegnazioni nei prossimi 3 anni. La casa deve diventare una priorità per ogni livello istituzionale. Da tanti anni non esiste una politica nazionale sul tema. A parlare è l'assessore alla partita Francesco Maran, che in commissione consiliare ha presentato il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali per il triennio 2023-2025. Nei prossimi 36 mesi l'obiettivo che il Comune e MM si sono dati è quello di assegnare 2100 nuovi alloggi popolari che, sommati alle stime relative al patrimonio di Aler, di circa 500 case ogni anno, porterebbe il totale a circa 3600 appartamenti disponibili. A voler spacchettare il dato, Palazzo Marino punta ad assegnarne 480 nel 2023, 720 nel 2024 e 900 nel 2025. Numeri importanti e obiettivi ambiziosi che però annaspano un po' in un mare di criticità legate al tema dell'abitare, in buona parte venute al pettine negli ultimi mesi del post-pandemia. Ma è da qui che serve ripartire, sottolinea Maran, con una strategia che veda coinvolti oltre a Comune e Regione anche lo Stato centrale. Oggi la casa è competenza di un dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ricorda la assessore, e questo decisamente non basta. Insomma, serve un interlocutore strutturato, magari un ministero ad hoc, per lavorare su un settore in cui non c'è spazio per l'improvvisazione, sottolinea Maran. Per capire quanto sia ridotto lo spazio di manovra basti pensare che su quasi 26.000 alloggi di proprietà il comune conta 5.000 sfitti, un 20% circa che, per essere ristrutturato, necessiterebbe di circa 200 milioni di euro. E se si pensa che le case sfitte di Aler potrebbero essere anche di più, l'umore non può certo migliorare. Sono in arrivo oltre 70.000 euro di contributi per i commercianti di Abbiategrasso e Robecco su Naviglio che vogliono investire nelle loro attività. Il tesoretto è sostanzioso. Le piccole e medie attività di Abbiategrasso e Robecco sul Naviglio possono accaparrarselo più di 70.000 euro da Regione Lombardia. Per il distretto del commercio abbiatense, questo perché nell'ambito del bando regionale sullo sviluppo dei distretti del commercio del 2022-2024, il comune di Abbiategrasso, come capofila del distretto diffuso del commercio Abbiategrasso Centro Commerciale Naturale, ha emanato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese che svolgono vendita al dettaglio di beni e servizi, ma anche somministrazione di cibi e bevande o prestazione di servizi alla persona. Il perimetro del distretto coincide con l'intero territorio dei comuni di Abbiategrasso e Robecco sul Naviglio. Le risorse ammontano in tutto a 72.072 euro stanziati da Regione Lombardia. Il contributo è concesso con procedura automatica. Infatti, le domande che saranno in possesso dei requisiti di ammissibilità formale verranno finanziate in ordine cronologico di ricezione. Questo accadrà fino ad esaurimento del tesoretto nel rispetto dei termini previsti dal bando. L'aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto a fronte di un budget di spesa composto liberamente da spese in conto capitale e spese di parte corrente. Le domande dovranno essere presentate attraverso lo SPID e sarà possibile farlo fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse stanziate comunque entro le ore 16 del 15 luglio. Una notizia importante per gli esercizi commerciali, soprattutto ad Abbiategrasso, dove ormai da anni continua a imperversare la diatriba sulla realizzazione del nuovo parco commerciale, che per la Confcommercio locale rappresenta da sempre una minaccia al futuro delle piccole attività abbiatensi. Non sarà un contributo a fondo perduto probabilmente a cambiare il futuro degli esercenti della città del Leone, ma il fatto che basti fare domanda per ricevere del denaro è sicuramente una notizia che porta a un aiuto dopo anni difficili, prima per il Covid, poi per il caro bollette. Presentato questa mattina il Milano Pride, che si terrà sabato 24 giugno. Il percorso è quello dello scorso anno, dalla stazione centrale all'Arco della Pace. Presenti vari artisti, tra cui Elena Di Cioccio, Vittoria Cabello, Comacose, Baby K, Orietta Berti, Malika Ayane e Ariete. Il messaggio degli organizzatori è per l'inclusione e la libertà. Secondo CIG Arcigay, sono ancora troppe le discriminazioni contro la comunità LGBTQ+, in termini di diritto allo studio, al lavoro, alla salute, alla famiglia, alla libertà di esprimere la propria
propria identità. L'evento ha il patrocinio del Comune di Milano. Non possiamo non esserci dalla parte dei diritti in un momento in cui è fondamentale difenderli, così l'assessore al welfare Lamberto Bertolè. Spiace molto in questa fase così importante che qualche istituzione abbia pensato di non esserci e abbia paura a confrontarsi con la contemporaneità, ha aggiunto. Novità in arrivo per i centri del Parco del Ticino di Magenta e Motta Visconti. Vediamo. È iniziata la cantierizzazione delle strutture e di alcune aree dei centri La Fagiana a Pontevecchio, frazione di Magenta, e al centro I Geraci di Motta Visconti, le due sedi principali del Parco del Ticino. Questo in vista dei lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione delle aree. Una serie di opere importanti che il Parco Magentino mette in campo per rendere i centri parco più sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico, ma soprattutto accessibili a tutti. Il costo complessivo degli interventi è di 259.000 euro. Le opere di manutenzione e riqualificazioni realizzate dal Parco del Ticino sono finanziate grazie a risorse dell'ente e con i contributi fondamentali di Regione Lombardia, soldi arrivati tramite il bando per la manutenzione straordinaria, il recupero e la riqualificazione del patrimonio naturale delle sedi e dei centri parco, oltre che delle infrastrutture esistenti in regione. Come ha affermato il consigliere delegato Fabio Signorelli, l'idea del parco è quella di destinare importanti risorse, grazie a questo bando di Regione Lombardia, a una serie di interventi che miglioreranno qualitativamente i due centri parco. L'obiettivo, infatti, è quello di migliorare l'accessibilità alla riserva La Fagiana, riqualificando il sentiero per le persone con disabilità visiva, intervenendo anche sulla pavimentazione esterna, i sentieri e potenziando la cartellonistica e recuperando il museo del bracconaggio chiuso al pubblico da anni. Al centro I Geraci di Motta Visconti sarà invece revisionato il sistema dell'allevamento e dell'area a pascolo, saranno poi realizzate nuove staccionate, le coperture delle mangiatoie e un impianto sostenibile di raccolta dell'acqua piovana. L'obiettivo è quello di completare i lavori entro il prossimo mese di settembre, così che i centri parco possano essere fruibili anche dalle scolaresche alla riapertura delle scuole. Era l'ultimo servizio per l'edizione Milano, tra poco ci sarà il meteo, dopodiché ci ritroveremo con l'edizione Pavia.